Il nuovo governo non piace ai giovani, o meglio a quella classe e fascia d'età che ha espresso attraverso il voto il suo dissenso nei confronti del centrodestra. E a scrutini ultimati e vittoria annunciata per Fratelli d'Italia sono iniziate le prime proteste. A Milano lunedì gli studenti del liceo Manzoni hanno occupato la scuola in segno di protesta rispetto al nuovo governo e già è stato proclamato il primo sciopero degli studenti di Milano contro Giorgia Meloni, che scenderanno in piazza il 7 ottobre. E allora la domanda è d'obbligo che poniamo ad un esperto sociologo: verso che futuro stiamo andando con questo nuovo governo? Io penso che appunto quello a cui andiamo incontro non sarà una situazione molto facile per il governo di destra-centro, perché ovviamente il baricentro è più spostato su Fratelli d'Italia. È evidente che siamo anche in una condizione di forte incertezza economica, di rischio di entrata in una fase di recessione, e quindi sarà difficile per il governo riuscire a fare delle scelte a partire dalla finanziaria che siano pienamente convincenti. E questo è un primo elemento di difficoltà del governo. Il secondo elemento di difficoltà è appunto il rapporto con le nuove generazioni. I giovani, soprattutto appunto quelli più attenti, gli studenti, quelli più formati, quelli meno rassegnati, sostanzialmente più passivi, ma quelli che si confrontano maggiormente con i coetanei degli altri paesi, hanno già fatto vedere nel voto che non si sentono pienamente in linea con il resto del paese e con il voto verso e con il consenso verso questo possibile governo che andrà a installarsi. E dall'altro però vogliono farsi sentire, soprattutto sui temi che li caratterizzano, rispetto ai quali sono sensibili. Sono sensibili ai temi dell'innovazione e all'ambiente e ai diritti. E hanno già mostrato di voler farsi sentire, di essere disposti e pronti anche a scendere in piazza. E già questi segnali fanno capire che il governo dovrà confrontarsi con una componente che parte già da un potenziale atteggiamento critico. Si è parlato molto anche di fascismo associato al partito Fratelli d'Italia. È un aspetto da sottovalutare o è stata solo propaganda politica? Quello che per ora possiamo dire che abbiamo visto, questo rischio così evidente non c'è. Sembra più essere stato utilizzato strumentalmente nella campagna elettorale. Strumentalmente però avendo degli elementi che effettivamente e qualche preoccupazione possono portarla. Questo lo vedremo solo nei fatti. Lo vedremo nelle azioni che il governo andrà a fare. Giorgia Meloni comunque è stata rassicurante su questo, al di là insomma della fiamma tricolore che ha voluto comunque mantenere sul simbolo, che quindi ha destato tutta una serie di elementi insomma di preoccupazione rispetto a un'identità di quel partito che si richiamava comunque a quella fase sostanzialmente del paese. Però rispetto alle proposte e all'impostazione che vorrà dare al suo governo non si intravedono elementi che facciano preoccupare in maniera concreta. Quindi bisognerà avere un po' di attenzione, ma io non mi aspetto, ecco, che ci siano dei rischi evidenti in questo senso.